Medicinali e servizi, Farmacia Cantò, Laboratorio Galenico, Holter Pressorio, autoanalisi di glicemia, colesterolo, emoglobina glicata e tanto altro ancora. Farmacia Cantò, Viale Europa 23D, Monte Silvano. Sai che ognuno ha uno stile di vita diverso e sente in modo diverso. Per questo abbiamo studiato Amplifon 360, la nuova esperienza che ci fa capire le tue esigenze uditive e il tuo stile di vita, per darti una soluzione acustica personalizzata. E io che pensavo che le soluzioni acustiche fossero tutte uguali. Invece la mia è stata pensata apposta per me. Ora sì che sento la differenza. Amplifon è tutto quello che vuoi sentire. Prenota un test dell'udito per te o per chi ami. Chiama 800-990-199. Una realtà dalla trentennale esperienza. Ortosan, convenzionata ASL e INAIL. Specializzata nella costruzione, vendita, noleggio ed assistenza di prodotti ed ausili ortopedico-sanitari. Punto di riferimento per il centro Italia, con tecnici specializzati e attrezzature all'avanguardia. Ortosan, Corso Umberto 16, ex Monti, Monte Silvano. Presenti anche ad Atessa, Penne, Vasto e Giulianova. Benvenuti e bentrovati a una nuova puntata di Medicina in Forma. Quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare Marcello Cuccodrillo, ortopedico, mio amico da tanto tempo, persona conosciuta nella nostra terra, opera nel territorio da tantissimo tempo, da quasi 20 anni è direttore della prima chirurgia ortopedica della clinica di Villa Serena. Con lui oggi parleremo, benvenuto. Grazie. Marcello Cuccodrillo, con il dottore oggi parleremo di una patologia, quella della spalla, che colpisce una gran parte di popolazione, una fascia molto larga di popolazione, addirittura si parla dell'85% nella terza età, nell'avanzata terza età, ed è una patologia che cresce, che è in crescita. Il professore è noto, il dottore è noto per aver fatto degli studi molto approfonditi anche sulla genetica, sulla filogenetica, sulla storia dell'uomo, comparandolo con altri esseri viventi, e ce ne parlerà in maniera molto interessante nel momento in cui vado a chiedergli perché abbiamo questa patologia dolorosa della spalla. Esattamente come hai detto, Lillo, La rottura della cuffia dei rotatori può non essere considerata una malattia, perché esattamente come dicevi interessa il 30% dei cinquantenni, il 50% dei sessantenni, l'85% degli ottantenni. E nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatica, oppure i sintomi sono semplicemente gestiti dal paziente con pochissimi accorgimenti. Dunque, più che di una vera e propria malattia, oggi pensiamo di parlare di una storia naturale della spalla. Cioè, nella nostra spalla esistono delle condizioni anatomiche che, secondo l'ipotesi che oggi vorrei presentare, è di ordine evolutivo, come è più corretto dire, quindi sono elementi di natura filogenetica, che determinano poi la sofferenza in tutti gli esseri viventi, o quasi, della cuffia dei rotatori. In effetti, l'immagine che presento mostra, al di sotto di un uomo affetto da dolore alla spalla, l'immagine schematica di un gibbone, che è un primate, cioè quindi un essere simile a noi, che usa la spalla in maniera elettiva, essendo un cosiddetto brachiatore puro, cioè un essere vivente, un primate, che si sposta esclusivamente utilizzando gli arti. Per comprendere questa storia evolutiva, quindi, questo è il messaggio della immagine, bisogna rivolgersi sia allo studio dell'anatomia comparata, cioè confrontare il nostro aspetto anatomico con l'aspetto anatomico delle grandi scimmie, e sia studiare l'aspetto evolutivo, cioè come siamo arrivati ad essere bipedi. Dunque, dicevo, bisogna quindi confrontarsi per comprendere la storia naturale della rottura della cuffia dei rotatori sia con l'anatomia di altri esseri, cioè dei primati, e sia con l'anatomia dei nostri antenati. Ora, la,
L'attuale conformazione del nostro scheletro è il risultato di un lunghissimo processo evolutivo che però non si è svolto in modo così lineare come appare in questa immagine, in cui cioè c'è stata una progressiva acquisizione del bipedismo. In realtà, e possiamo mostrare l'altra immagine, in realtà quello che sappiamo oggi è che noi con le grandi scimmie, con le scimmie, non deriviamo dalle scimmie, con le scimmie condividiamo un antenato comune. Per poter essere antenato non può che trattarsi di un essere che non è né scimmia né uomo. Questa divisione avvenne circa 7-8 milioni di anni fa. Da questa suddivisione nacquero un numero enorme di specie, molte estinte, molte si sono poi incrociate fra di esse, sino a giungere all'Homo sapiens. Oggi si differenziano quindi tre ordini. Gli ominini, che rappresentano un po' tutti i nostri antenati, che è una categoria più piccola rispetto a quella degli ominidi più conosciuti, in cui sono compresi, oltre agli antenati dell'uomo, anche le grandi scimmie attualmente viventi, ma è una categoria più ampia rispetto a quella dell'uomo in quanto tale. L'uomo non è stato da solo su questa terra, questo sino a circa 40-50 mila anni fa, ma abbiamo condiviso questo suolo, almeno a tutt'oggi, con almeno altre 10 specie di cosiddetti uomini. Possiamo andare avanti. Bene. Ma comunque siano andate le cose. Possiamo cambiare anche immagine. È interessante anche l'origine del bipedismo, del quale è uguale, non si sa nulla. Cioè, il bipedismo è una caratteristica esclusiva dell'uomo. Noi siamo gli unici esseri viventi che utilizziamo in modo esclusivo per spostarci, per muoverci, lo stare in piedi, cioè il camminare. Nulla si sa di quando esso è comparso. Oggi la data di comparsa è stata indietreggiata a 8 milioni di anni, ma in realtà la storia dell'uomo inizia circa 2 milioni di anni fa, quando comparve il cosiddetto Homo erectus, che a parte lo scheletro facciale, il cervello dell'Homo erectus non era pesante più di 900 grammi, ma il resto dello scheletro extrafacciale è esattamente identico al nostro. Quindi la storia dell'uomo inizia circa 2 milioni di anni fa, quella conosciuta. Possiamo ancora andare avanti e vediamo come l'evoluzione, la storia, la comparazione con l'evoluzione, qui vediamo un esempio di una comparazione con, a sinistra con uno scheletro di uno scimpanzé e a destra con uno scheletro fossile di un australopiteco, la famosissima Lucy. Possiamo andare avanti. L'evoluzione ha selezionato un arto superiore con molte similitudini fra noi e le grandi scimmie. E in particolare ciò che è interessante notare è che la spalla delle grandi scimmie, in particolare lo scimpanzé, che è poi il primate al quale ho dedicato negli ultimi anni tutti i miei studi, nello scimpanzé, ma anche negli altri primati, la spalla mostra caratteri anatomici che chiaramente ci fanno capire che essa è orientata verso un uso in alto, e in effetti le grandi scimmie utilizzano la spalla per muoversi, per spostarsi, per aggrapparsi agli alberi e poi spostarsi. Invece la spalla dell'uomo è una spalla che anatomicamente si è evoluta, cioè si è adattata quindi agli stimoli evolutivi, per un uso in basso, perché l'obiettivo della spalla, il significato della spalla, è di permettere alla mano di raggiungere qualunque spazio, qualunque parte dello spazio. La parte che più si è sviluppata nell'uomo, in effetti, è stata la manipolazione, cioè l'uso delle mani in basso. Voglio ricordare una caratteristica, una curiosità, che la mano è uno dei nostri organi anatomici più primitivi. La mano viene definita anatomicamente indifferenziata, cioè che non ha alcuna specializzazione. Questo è il motivo per il quale noi con le nostre mani riusciamo e sappiamo fare di tutto, perché la mano non ha alcuna specializzazione. Contrariamente invece al nostro piede, che è altamente specializzato. Il nostro piede è un piede anatomicamente conformato per l'appoggio e la spinta. Bene, questi cenni, ma più che cenni di anatomia anche comparata e di filogenetica, sono interessantissimi. Marcello Cuccodrillo studia questa materia da 10 anni. Almeno. E sono cose che non sono comuni. Non sono ricerche comuni presso gli studi medici neanche, e quindi arricchiscono le nostre conoscenze, ma il web e l'internet oggi hanno aperto un po' le conoscenze di tutti, e nei nostri ambulatori le persone vengono già a volte anche con le diagnosi fatte o comunque con la richiesta di esami strumentali.
sanno quasi cos'è la cuffia dei rotatori. Ma questo è positivo. Cos'è questa cuffia dei rotatori? Anatomicamente cos'è? Certo, dunque, volevo solo puntualizzare che l'uso del web è in realtà assolutamente interessante, perché per la prima volta nella storia dell'uomo abbiamo l'opportunità di sviluppare una cosiddetta intelligenza collettiva e non una cosiddetta intelligenza dispotica, cioè non c'è un'intelligenza che si impone sugli altri, ma è un'intelligenza che sviluppiamo collettivamente. L'evoluzione non ha selezionato la legge del più forte, come si pensa, l'evoluzione ha selezionato l'intelligenza collettiva. Così si muovono gli animali, così si muovono i vegetali. Quindi per l'uomo è la prima volta che si ha questa opportunità. Quindi la rete è un'ottima istituzione, però a volte, ben utilizzata. Ecco, ci ben vuole utilizzata. Conoscenza oltre assolutamente ben non utilizzata. Sempre. Ma lì conoscenza. Sta anche a noi poi gestire le informazioni che il paziente ci porta. Beh. Certo, vediamo bene che cos'è la cuffia dei rotatori. Questa cuffia cos'è? Beh, molto bene. Il muscolo che più si è evoluto nella spalla, per quanto abbiamo detto, perché la nostra spalla è passata da una alla necessità di muoversi su tutti i piani dello spazio, è il deltoide, che è questo grosso muscolo che tutti abbiamo nella spalla e che costituisce la rotondità un po' della nostra spalla. Andiamo un po' davanti. Ma il deltoide, mi serve un'immagine per spiegare andiamo quello che avanti, devo dire, andiamo pure avanti. Pure avanti. Ecco, ma il deltoide utilizzato, cioè se funziona isolatamente, condizione che nella pratica clinica non frequentemente, ma abbiamo modo di analizzare, e la malattia prende il nome di spalla pseudoparalitica, cioè una spalla che da sola non è in grado di elevarsi, lo può fare invece passivamente, perché il deltoide da solo, come vuole rappresentare il disegnino poi a sinistra, svilupperebbe solo un'azione in risalita della spalla, cioè un cosiddetto effetto cordicella. Andiamo pure avanti con l'immaginina. Per poter la nostra spalla, per potersi agevolmente muovere su tutti i piani dello spazio, ha in realtà bisogno di una seconda struttura che ha il ruolo di stabilizzare, cioè di tenere ferma la spalla. Ed è questa la cuffia dei rotatori. La cuffia dei rotatori è un insieme di quattro tendini. È una caratteristica anatomica esclusiva dell'uomo e dei primati. Nei quadrupedi e in generale negli altri mammiferi, la cuffia dei rotatori esiste differenziata in quattro tendini. Perché a qualcuno viene in mente di chiamarla cuffia? Perché in realtà è un manicotto che avvolge una testa anatomica. Quindi un manicotto che avvolge una testa è una cuffia. È grazie ad essa che possiamo permettere l'elevazione. Possiamo tornare un attimo indietro, indietro un attimo. Per cortesia? Sì, se si poteva tornare indietro. Perché? Va sottolineato un aspetto molto importante. Analizzando quantitativamente il deltoide e la cuffia dei rotatori, cioè queste due strutture muscolo-tendinee che sono in grado poi di far muovere la spalla ovunque, ci accorgiamo che esiste un disequilibrio fra il deltoide più forte e la cuffia dei rotatori meno forte. E questo disequilibrio è particolarmente evidente nell'uomo, non nei primati, cioè nelle grandi scimmie, dove la patologia della cuffia dei rotatori, almeno a tutt'oggi, non esistono molti studi veterinari, ma a tutt'oggi non si conosce la rottura della cuffia dei rotatori nei primati, nonostante essi utilizzino la loro spalla in alto. Ma questo perché la loro cuffia dei rotatori è più forte della nostra cuffia dei rotatori. Ma d'altra parte, una cuffia dei rotatori proporzionalmente meno forte rispetto al deltoide è fondamentale per la nostra spalla, che come esigenza ha la precisione e la rapidità. Una grossa cuffia non potrebbe essere... Non permetterebbe alla spalla di muoversi in maniera precisa e rapida, sempre finalizzata alla manipolazione naturalmente. E ogni qualvolta quindi nell'uomo, nel soggetto umano, si sviluppa un gesto di elevazione, cioè di portare il braccio in alto, in realtà a causa di questo disequilibrio la cuffia dei rotatori va in sofferenza. E questo ci spiega perché l'80% degli ottantenni avrà un problema con la cuffia dei rotatori. Possiamo andare avanti con le immaginine. Cosa succede? Ecco, cuffia, appunto, a un certo punto... benissimo. Ma questa è la storia naturale, la quale però non è in grado di spiegare la storia individuale, perché abbiamo detto che la maggior parte di queste malattie, di queste rotture, sono asintomatiche, sì. Cioè sono riscontri occasionali fatti con esami. Oggi con le risonanze magnetiche, eseguite anche per altri accertamenti, da quando si studia questo problema, cioè dal 1933, dove ovviamente non c'era la risonanza magnetica, ma si utilizzavano le dissezioni anatomiche. Quindi è importante la storia individuale, cioè così come noi utilizziamo la spalla, sia per l'attività lavorativa e sia per attività sportive. Allora, siamo arrivati al punto che poi
sì, e di comune interesse per i telespettatori, perché a volte capita di incontrare soggetti relativamente giovani, parliamo di quarantenni, ma a volte anche più giovani, 35 anni, che hanno questa patologia, sì, pur sì, non facendo dei lavori di manodopera, pur non facendo dei lavori di gran fatica o di che portino sofferenza alla spalla, mentre poi ci sono casi in cui ci sono persone che fanno lavori pesanti, che magari utilizzano la spalla, che non hanno nessun tipo di... Perché? Ecco, dunque, possiamo, sempre con le nostre immaginine, perché in realtà, oltre alla storia naturale, cioè legato a questo disequilibrio quindi costituzionale che esiste nella spalla, oltre alla storia personale di utilizzo della spalla, bisogna analizzare i cosiddetti elementi morfologici, cioè così come è fatta la nostra scapola. Possiamo mostrare le immagini. A lungo si è parlato dello spazio dove, di uno spazio particolare nella spalla, ora mi evito di entrare nei dettagli, ma insomma la spalla per potersi muovere ha bisogno di cosiddetti spazi di scorrimento, naturalmente, dove i tendini poi possono muoversi. E si è ritenuto per anni e anni e anni, dal 73 sino alla fine degli anni 90, che la causa di questo disturbo è da ricercare in una ristrettezza di questo spazio. In realtà non è propriamente in questo modo, il nostro spazio è assolutamente adeguato, confrontandolo con lo spazio delle grandi scimmie, addirittura il nostro è uno spazio maggiore, quindi eppure nelle grandi scimmie non troviamo questa patologia. Quindi il concetto di questo spazio più ristretto è oggi un concetto messo molto in discussione. Invece la morfologia della spalla è ritenuta importante, ma non lì dove abbiamo visto, rispetto ad un'altra struttura scheletrica che costituisce la spalla, che prende il nome di acromion, la cui larghezza gestirà o meno gestirà la forza del deltoide. Quindi vero che elementi morfologici, così come è fatta la nostra spalla, sono importanti per determinare la rottura della cuffia, ma questa morfologia va cercata nella larghezza dell'acromion, che di fatto gestisce la potenza del muscolo deltoide. Cos'è la sindrome d'attrito? Ecco, andiamo pure avanti. La sindrome d'attrito non deve più, nel mio modo di vedere, ma non solo nel mio modo di vedere, la sindrome d'attrito è da considerarsi non più come un'entità primitiva, ma come un sintomo, cioè la cuffia dei rotatori cronicamente sofferente porterà inevitabilmente a un contatto patologico fra questa cuffia dei rotatori e la volta della spalla, cioè il soffitto, la parte dove l'omero si andrà poi a articolare quando noi porteremo in alto. Ma il problema non è nell'osso che poi determinerà una rottura della cuffia, il problema è nella cuffia dei rotatori che poi determinerà un attrito. Quindi il gesto chirurgico di decomprimere la spalla, cioè fare più spazio, è un gesto giusto, è un gesto interessante, ma è un gesto puramente sintomatico, cioè non va alla causa della malattia, va a gestire il sintomo. E in effetti, a parte il paziente, il soggetto che si rivolge a noi perché la propria spalla è instabile, cioè la spalla se ne esce, la stragrande maggioranza dei nostri consulti riguarda disturbi dolorosi che insorgono per movimenti in alto, ma non solo per movimenti in alto. È tipico dire: non riesco a portare la mano nel taschino della giacca, non riesco ad allacciarmi il reggiseno, non riesco a pettinarmi. Questi disturbi sono caratteristicamente notturni, e qui la spiegazione è di natura puramente meccanica, perché il processo non è infiammatorio, quindi non è un disturbo costante che si manifesta anche di notte, è un disturbo che spesso si manifesta solo di notte, ma semplicemente perché abbiamo detto che la causa di questo dolore è da ricercare in un contatto patologico fra la cuffia dei rotatori e l'acromion, e quando si dorme questo contatto per pura gravità è naturalmente molto più accentuato, quindi l'attrito in questi casi sarà da definire gravitario. Bene, però questo ci serve, scusami Nillo, per introdurre un argomento che tu hai già toccato e che ti ringrazio, e cioè è quello del giovane, in altre parole, differenziare il disturbo meccanico dal disturbo infiammatorio. Nel soggetto giovanile si tratta per lo più di disturbi infiammatori o legati a uso non corretto della spalla. Pensiamo a tutti i lavori che comportano l'utilizzo della spalla al di sopra della testa, ma anche gli sport, il basket, la pallavolo, il baseball, sono tutti sport che in condizioni di predisposizione, e cioè come è fatta la nostra spalla, porteranno a dei disturbi dolorosi, i quali però hanno spesso un carattere infiammatorio. E dunque il trattamento di questi disturbi del giovane
non la instabilità naturalmente, ma dei disturbi dolorosi, deve obbligatoriamente essere di tipo conservativo e non chirurgico. Perché detto da un chirurgo poi vale ancora di più. Ma su questa patologia poi ovviamente ci mancherebbe, insomma. Ecco. Quindi questo è un aspetto molto importante che dobbiamo avere nelle nostre menti. Non è che a me fa male la spalla e quindi mamma mia che sfortuna, mi dovrò operare. No, innanzitutto dovremo capire di che cosa si tratta. Ecco, come si fa a diagnosi? Quali sono gli strumenti che abbiamo per fare diagnosi di patologia della spalla? Molto bene, per fare diagnosi di patologia della spalla, vabbè, qui facevamo vedere l'esame clinico, ma penso insomma che sia di scarsa importanza, possiamo andare avanti. Vabbè, faccio il chirurgo, il medico di professione, quindi è ovvio che devo visitare. Ecco la tua risposta, l'esame di primo livello, ma non solo nelle patologie della spalla, in generale nelle patologie dello scheletro, è obbligatoriamente l'esame radiografico, è l'esame di primo livello, che nel caso specifico di rottura della cuffia dei rotatori ci permette di vedere praticamente tutto, perché la rottura della cuffia dei rotatori comporterà delle modifiche secondarie nella spalla che ci permetteranno agevolmente di giungere a una diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori. I segni indiretti è lo spazio che è fra l'acromion, che è quell'osso orizzontale che vediamo su in alto, e la testa dell'omero che andrà a restringersi. In più andrà a modificarsi anche la forma dell'acromion. Non è significativo invece l'artrosi fra l'acromion e la clavicola, che è nel nostro organismo l'articolazione più mobile e di conseguenza è anche l'articolazione che per prima manifesterà segni artrosici. Li vedremo sin dai 25-30 anni. L'esame di secondo livello è l'ecografia, che è un ottimo esame, facilmente disponibile, non invasivo. Però è l'unica critica che si può portare a questo esame, che io utilizzo costantemente e routinariamente, è che però è operatore dipendente, quindi questo può essere uno svantaggio. Sì. Dipende dalla bravura dell'operatore. Sì, anche. E infine la risonanza magnetica, esame importantissimo, ma non per la diagnosi di rottura di cuffia. Il problema della rottura di cuffia, che si sviluppa cronicamente, è che avviene per un processo degenerativo. La degenerazione da un punto di vista istologico altro non è che uno scompaginamento delle varie fibre che costituiscono il nostro tendine, che purtroppo viene infiltrato da tessuto adiposo, cioè il tendine si trasforma in grasso, quindi questo è un elemento da un punto di vista prognostico altamente sfavorevole, perché impedirà la guarigione. Questo ci permetterà di vedere la risonanza magnetica, cioè ci permetterà di comprendere la riparabilità o meno della cuffia dei rotatori. A questo serve, a questo deve servire la risonanza magnetica. Terapia. Sì. Quando operare, sì. Quando non operare, terapia medica. Certo, abbiamo visto come nella sindrome da attrito, come la tua hai definita, come così comunemente si definisce, a me sta benissimo continuare a parlare di sindrome da attrito, cioè in cui la cuffia è sana. L'intervento chirurgico deve essere veramente l'estrema ratio, ma non solo, bisogna essere certi di non essere in presenza di un processo infiammatorio. Vi ricordo che fra chirurgia e infiammazione non esiste nessuna amicizia, va? Diciamo così, la presenza di un processo infiammatorio è controindicazione assoluta a un gesto chirurgico, quindi è fondamentale. Vi sarebbe un esito in rigidità. E questo ci spiega perché il trattamento chirurgico delle spalle dolorose senza cuffie dei rotatori sino al 25-30% non porta dei risultati soddisfacenti, perché probabilmente sono interventi chirurgici che non andavano fatti. Personalmente, nella mia esperienza di chirurgo della spalla e comunque anche del ginocchio, ma nella spalla è rarissimo che io esegua una acromionplastica, cioè una decompressione isolata. Anzi, non fa parte del mio bagaglio terapeutico. Altro discorso invece quando la cuffia di rotatore si presenterà rotta. Si parla di rottura? Quando un tendine ha una lesione? Ha una lesione, cioè non è più continuo, presenterà quindi quello che insomma, in termine medico chiameremo soluzione di continuo. Ecco, in questi casi, invece la chirurgia. Ma queste rotture devono essere totali o subtotali? Ci siamo organizzati da questo punto di vista, Lillo, cioè nel senso che definiamo una rottura simile a una rottura totale quando essa è superiore al 50%, cioè se è rotto per meno della metà può essere considerato un tendine ancora non rotto, se è rotto per più della metà va considerato un tendine. Permetti, nel caso di rotto. Queste rotture caratterizzate dalla rottura di fibre sotto al 50%, c'è possibilità senza operare che il paziente
che le fibre di questi tendini si riattacchino? Beh, direi proprio che questa è un'opportunità estremamente rara. E quindi rimane per non così, dire... rimane il tendine rimane... Ma abbiamo detto che la maggior parte di queste rotture è asintomatiche, quindi l'obiettivo è di rendere asintomatica. Ci sono 18 muscoli nella spalla, informazione che non avevamo dato, quindi insomma hai voglia a riorganizzarsi alla spalla, altrimenti come mai rotture anche massive non danno luogo a nulla? Evidentemente negli anni in cui questa rottura si è sviluppata la spalla si è saputa riorganizzare con i muscoli detti appunto estrinseci, no? Bene, prima di parlare di intervento e di apertura dell'articolazione, lei cosa ne pensa? Tu cosa ne pensi delle infiltrazioni? Ottimo, assolutamente. Quando sono indicate? Quando c'è un processo infiammatorio è assolutamente il trattamento di scelta. Un'infiltrazione con cortisoni c'è, perché l'acido ialuronico di cui tanto si parla e che per carità io utilizzo, cioè ci mancherebbe, ma non è la panacea di tutte le problematiche, anzi va utilizzato con grande attenzione, assolutamente con grande attenzione. Nel processo infiammatorio l'associazione cortisonico e anestetico è quando va, da sempre si fa e da sempre deve essere continuata a fare. Ci sono effetti rimbalzo rispetto a queste infiltrazioni? Ma insomma, soggetti con crisi ipertensive, diabeti scompensati o gastropatie certamente non sono candidati alle infiltrazioni. E lì ovviamente bisognerà utilizzare mesoterapia. Ma a tal proposito volevo anche dire che non è soltanto l'acido ialuronico o il cortisone che va utilizzato, insomma esistono tantissimi altri presidi. In particolar modo, perché questo si sta facendo strada oggi un po' in tutta Italia, ma secondo me in tutta Europa, è l'utilizzo dell'ozono, O3, il cui esatto meccanismo d'azione è probabilmente quello di trasformarsi in perossido, cioè acqua ossigenata, oppure quello di indurre una divascolarizzazione, ma ha un effetto antidolorifico e antinfiammatorio importante, certo, con effetti collaterali, almeno a livello terapeutico, perché poi l'ozono, come tutti i gas, ovviamente può presentare le tossicità, ma a livello terapeutico, quindi pochissimi microgrammi, non presenta alcun effetto collaterale. E invece la magnetoterapia, la tecarterapia, come le vedi? Sulla tecarterapia un po' di scetticismo, può dar luogo a degli effetti infiammatori. Sulla magnetoterapia i campi magnetici sono utilizzati prevalentemente per la diagnostica, non per la terapia. Se si vogliono utilizzare campi magnetici per la terapia, essi devono essere utilizzati nell'arco dell'intera giornata, 20-24 ore. Allora possono avere un significato, anzi hanno un significato se utilizzati. Ma soprattutto, come in tutte le affezioni dello scheletro, dell'apparecchio muscolo-scheletrico, ciò che è importante non è tanto il trattamento passivo, i fornetti dicevano i nostri nonni quando ero un tempo, ma è la riabilitazione, cioè abbiamo detto che alla base di questa malattia vi è un disequilibrio muscolare, non dobbiamo cercare la causa unica gestita la quale si risolve il problema, dobbiamo inquadrare questa patologia come ha più cause e quindi il nostro primo obiettivo deve essere il riequilibrio della nostra spalla, cioè dobbiamo imparare ad utilizzare meglio il nostro deltoide, dobbiamo imparare meglio ad utilizzare meglio i muscoli cosiddetti estrinseci, che poi sono conosciuti a tutti perché sono il pettorale, il grande dorsale, forse il grande rotondo è meno conosciuto di questi altri due muscoli, ma sono muscoli che conosciamo tutti. Bene, prima di chiudere la trasmissione, perché il tempo è volato via senza neanche accorgercene, che percentuali post-chirurgiche ci sono che il paziente torni a star bene? Ah bene, oggi solo una piccolissima accenno alle terapie biologiche, che sono veramente limitate, elevatissimo la capacità di guarire. Oggi stimiamo che almeno il 92% dei pazienti raggiunga un beneficio di almeno il 90%, quindi bene, il recupero è notevolissimo. Bene, e anche il numero. Poi, ovviamente esistono pazienti che possono non avere questo tipo di... Grazie. Vogliamo ringraziare Marcello Cuccodrillo, grazie a voi oltre che per la sua disponibilità, professionalità e per le notizie importanti che ci ha dato, anche di filogenetica, per la cortesia con la quale ha risposto al nostro invito. Io chiudo questa trasmissione che è volata in fretta dandovi un caro saluto a tutti quanti e appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Arrivederci. Arrivederci e buonasera.
una realtà dalla trentennale esperienza. Ortosan, convenzionata ASL e INAIL, specializzata nella costruzione, vendita, noleggio ed assistenza di prodotti ed ausili ortopedico-sanitari. Punto di riferimento per il centro Italia, con tecnici specializzati e attrezzature all'avanguardia. Ortosan, Corso Umberto 16, ex Monti, Monte Silvano. Presenti anche ad Atessa, Penne, Vasto e Giulianova. Sai che ognuno ha uno stile di vita diverso e sente in modo diverso. Per questo abbiamo studiato Amplifon 360, la nuova esperienza che ci fa capire le tue esigenze uditive e il tuo stile di vita, per darti una soluzione acustica personalizzata. E io che pensavo che le soluzioni acustiche fossero tutte uguali. Invece la mia è stata pensata apposta per me. Ora sì che sento la differenza. Amplifon è tutto quello che vuoi sentire. Prenota un test dell'udito per te o per chi ami. Chiama 800-990-199. Medicinali e servizi, farmacia Cantò, laboratorio Galenico, Holter Pressorio, autoanalisi di glicemia, colesterolo, emoglobina glicata e tanto altro ancora. Farmacia Cantò, Viale Europa 23D, Monte Silvano.